Benvenuti a questa nuova partita dei gironi di Coppa da Piero Cipardo e Stefano Nala. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Fino a tutta la seguita di oggi tra Inter e Sporting Lisbona. L'Inter, squadra sorpresante, dopo aver ottenuto il pareggio nel match precedente. Siamo primi, cazzo! Mamma mia, che potenza! Effettivamente così, ma secondo me anche oggi dovranno accontentarsi di un solo gol. Vaffanculo, ma che figlio di troia, ma sì, ma davvero, ma che cazzo ci hanno i guanti da motociclista? Cristo, è vero, i guanti della KTM. Vabbè. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Ecco il 4-3-3, cerchiamo di sviluppare il gioco. Ecco la sigla della finta Champions. Infatti Superstio è proprio quello originale ogni volta che inizia. Perché dovrebbero muoversi a comprare la Champions, i diritti per fare la Champions. Il modulo schiero del 4-4-2 abbastanza corretto, con il centrocampista che dovrà dare soprattutto protezione. Oh, c'è Carlino, ottimo. L'Inter è l'unica squadra italiana a non essere mai retrocessa in B, è un record per quale tutti i voti vanno ovviamente fieri. L'Italia è solo la Juve, ha vinto più trofei dei nerazzurri, che hanno in quota 30, con 18 scudetti, 7 Coppa Italia. Sì, ma questo mi sta sul cazzo, Che già l'ho commosso. No, questo qua che ha parlato. Ma sì, è un juventino, eh? Un gufo. Pezzo di merda. Che li hanno fatto, ma perché palla loro, siamo in casa noi, dai si parte sempre col trainer, Teo, non vedo un cazzo. Oh, lei subito all'attacco, che piglia no mostro. No bestia, no ma che cazzo, grande grande bomba, via! Oh, è passato, strano. No, ma ha cambiato il cursore, non capisco un cazzo. Tu sopra non parti? No, tranquillo, stai lì. Fai il bravo lì. Ecco, ma ha cambiato il cursore. Grande FIFA, grande FIFA. Ma non c'è una cosa. Una cosa, sì. Ecco, si è già disconnesso il server. Grandissimo, ma che gioco, ragazzi. Vi consiglio di spendere 70 euro per questo gioco perché ne vale la pena. È caduto da solo? Vabbè. No, comunque ne vale la pena, eh. Gran bel gioco. Spenderei anche 90. William Carlai. Occhio, cerca la rigore. Grande andare su parata di andare su questo portiere mega veloce. William Carlai. Vabbè, ho schiacciato. Ma chi è sto qua? È il principe William. Ma che cazzo? Sei mio. No, vabbè. Levati dal cavolo. Ci siamo ammazzati da soli. Corri. Gli ho detto di farla scivolare. No, mostro! Lezzo! Sì, dai. Finisce lontanissimo dalla con calma. Non abbiamo ancora fatto un cazzo. Ma si fermano poi! Cosa? Palla che finisce in angolo. Ah, ok. No, perché non era proprio questa la mia idea, sai come. Oddio, no! No, non ci credo! Ma che cazzo è? Micchia, ma l'avevo smesso di schiacciare B, cioè. Donna. Lizzo. Vai, prendilo. Prendilo. Ecco! No! Madonna! Cristo, come nella coppa di Splinter Cell. Porca boia, mi ha fischiato l'orecchio quasi. Vai cazzo, Jefferson, una roba. Aia.
No, voglio... Sì, ora che mi seleziona il personaggio giusto... Bello, là. E allora via, mandala su! Un po' più lontano... Madonna! Non abbiamo fatto un tiro! Ah, sì, uno sì. Uno, basta. Loro ne hanno già fatti tre. Bellissimo. Chi è quel coglione? Guarin, che non ha saltato. Bravo, Guarin. Un applauso, Guarin. Bravi, guarda, guarda. Ero lì che schiacciavo A, ma lui non ha saltato. Tac, non l'ha presa, guarda. No, ma 60 euro ben spesi. 70, non so neanche quanti cazzo li ho spesi, guarda. Cose, cioè io mi chiedo, no? Chi cazzo me l'ha fatto fare? Intercettano bene? No, no. Lizzo. Contrasto rubido, vigoroso. Felipe Melo. Lo vede? Melo. Vai a fare. Cioè, così. Vai a fare in culo. Perché non è possibile. Adesso fanno anche. Non c'è difesa, vabbè, dai, 2-0, vai. Sai completamente la misura del team. Adesso se c'è però. Sì, dai, Perisic. Fatti figlio di troia. Di una merda. Oh, palla, eh. Che figlio di troia. Oddio, il Biabia. Mamma mia, il Biabia mi fa gasare quando li porti così. Torna indietro. Palla in out, calcio d'angolo. Vai, Tellies! Tira! Non di testa, porca! Rigore? Grande rigore! Non so perché. Vedere. Beh, gamba tesa sì, però rigore, vabbè, fa niente, meglio. Ecco, ecco. Ecco, se sbagli, niente. Oh, non rompe il cazzo, io vado. Ole! Mamma mia, Teo! Cosa stai rischiando? Porca troia! Io è entrato, non ho fatto niente. Bravo, Giorgio! O Yo-Yo, o Steve! Oh, mamma mia! Però non mi basta. Voglio... il 2-1 nostro, quindi forza, forza, coraggio. Ah, figlia troia. Everton, ma non è una squadra l'Everton. Carino. Sì. Ma perché? Ma che passaggio è? Cos'è? Grande, io, mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Ora però, occhio! No, no, devo correre più avanti. No, no! Madonna, bella, mi sei incastrata là, mi sei incastrata là. Mi sei incastrata là. Mi sei incastrata là, mi sei incastrata. È bella. Corri. Vai, Pepe, sale. Perisic, fallo, fallo. Oh, fallo, vaffanculo, neanche l'ho ammazzato. Madonna, ammazzo io adesso, dai, era fallo, porco, Madonna mia. Ma dai, era fallo, Cristo, grazie, fischiami l'uccello, stronzo, Madonna di Dio, che bello. Ok, si va. Buona partita, però abbiamo rischiato un po' troppo. E non abbiamo fatto molto, sinceramente.
Su, selezionami su. Madonna. Perisic. Ah, è rimasto indietro. Bacca puttana. Io non ho corso perché credevo entrasse. Cross, pericolo. Che figlio di Troia che sei? Che figlio di Troia che sei? Le piani porca merda. Perché il tornare indietro? Dio, torni indietro, era per te quel cross. Ma se era immenso. Dio. Passaggio, madonna. Minchia, stanno asi, figli di puttana. William Carvalho. Occhio al contrasto. E fermalo, madonna, ma che cazzo di problemi ha? Oh, meno. Sarà la quarta palla che recupera questo. Ovviamente passiamola a quello in fuorigioco, meno, perché non puoi passarla a quello che stava... No, quello in fuorigioco è sbatter. Che non mi sembrava particolarmente pericoloso. Sotto. E c'è un cambio in arrivo. Facciamo su un po' questo. Merda. Poi inciampato su cosa. Ma che... Non ho capito un cazzo. Levati, arbitro. No, no, aspetta mezzo. Che buona. Vabbè, vabbè, ancora palla nostra. Di persone. Puttana troia in faccia. Madonna, ti prendo. William Carvalho. Schnack. La leggenda dello schnack. Carrillo. Pinge sti bastardi. Jefferson. Ce la facciamo? No, vabbè. Via Femo. Basta! No, un po' più lunga! Ma è fuori gioco! Ma è regolare, è regolare, è regolare! Sì, è regolare! Lo sapevo che era regolare! Sì, bravo, fatti pullare quando guarivi! Ma non è guarda, 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 che credevo fosse l'avevo visto che era sulla linea! Guarda, oh, bravo Yo-Yo, è in forma oggi! Che se qualche cappellata la fanno, vabbè, stanno facendo tutti. Vuoi fare le sostituzioni? Sì, andiamo via Yo-Yo che sto giocando no. No, vabbè. Metti Cardi al posto di Yo-Yo, ti ci fanno. Vabbè, poi metterò un bravo. Sì. Io grande, oh, finalmente un po' di fisicità di Condobbia, cazzo, lo vede? Corri, no, non ci credo, se sapevo che faceva così, guarda, porca boia, porca boia, porca Jefferson. Piglia, ma non li pigliano i miei, però sono dei dementi. Dai! Giù! Cristo! Mi si è incastrato là ancora! Perché? Minchia, non mi si incastrava da un botto là? Oddio! Dove vai? Oh! No! Vabbè, ci ho provato a tenerlo proprio. William Carvalho. Cazzo, sto. Madonna! Ti ha rotto il cazzo? Jefferson. Oh, madonna. Slimani. Piglialo! Bravo, bravissimo! Perisic. Fallo, Bomber!
che cazzo. Fai i cambi. Metti gli Ice Bros. Allora. Vabbè. Diamo di fiducia. No, a me non mi fa difesa, lasciamolo lì. Non so da solo che tu lancia la musica. Vabbè, io vado a casa. Ora. Buona! No! Non ci credo! Ma come ha fatto a mandarla fuori? Ma Icardi, eri lì? La maledizione di Icardi. Cazzo, ma veramente, veramente. Tanto. Oh, siamo all'ottantesimo, ma non sono funzionato. Con la arriva lo stesso, se vogliono. Via, via, via. No, ma... Via! Levati cazzo! Mamma mia! Su, su! Però che sfigati i cardi, eh! Buona gli Dove vai, dove vai? Felipe B. Lo sapevo, era in mezzo al cazzo i cari, ma tanto era un tiro di merda. Sì, infatti che tiro era. Ma poi era anche in mezzo ai coglioni i cardi. Ho detto, mo le intercetti, grande! Mamma Murillo! No, va bene, va bene. Oddio, forse non è troppo cazzo! Perché era girato di spalle. Però poteva fare un bel assistita. Ma che cazzo! Madonna, ti ho mai fatto cagare addosso con quel passaggio. E siamo entrati dunque negli ultimi 2 minuti. Conto via. Fallo! Rigore! Vabbè, era sul pallone, giustamente, no? Non poteva essere rigore. Non ci ho pensato subito. Sì, ma deve far Brozovic il lavoro di Icardi? Mi spiegate sta cosa? Perché deve far Brozovic il lavoro di Icardi? Perché Brozovic deve andare in punta e Icardi sta dietro? Vabbè, però abbiamo vinto, quindi va bene. Siamo passati, eh? Forse è per questo che... Per questo che abbiamo fatto il buono. Va, va. Ma come si muove la telecamera, tutti gasati. E si passa! E si passa! Alla fase eliminazione! Bravo, Jovetic. Complimenti a Jovetic che ha fatto una partita buona. Una fantastica doppietta, una prestazione di grande... Uè, cascio, non andiamo a figa. Mi dispiace, loro non sono passati perché erano molti. Oddio, però non è detto, dipende cosa ha fatto, se vincesse il Biglio. Adesso vediamo. Che si dice, sono due passi. Cioè, lo so, se vincesse il Biglio, ma visto. Vediamo un po'. Il Madrid ha perso contro la Juve. Ma come cazzo è possibile? Ma perché si disconnette? Ma che cazzo? Maledetto gioco che si disconnette. Allora, siamo al girone B. 7, no, siamo passati, poi così. Obla! Quindi ragazzi, la prossima, che dovrebbe essere l'ultima del girone, mi sa che non ve la portiamo neanche, no, perché tanto la simuliamo. Esatto, non serve una serie. Quella che era contro il Chelsea, sì, la simuliamo. No, la simuliamo. La prossima è contro il Frosinone. Minchia, 46 milioni per Aubameyang. Ok, cambiate idea, non lo voglio Aubameyang. Ne cerchiamo un altro, tanto ce n'è di fuori. Perché avevo fatto un contratto di 3 anni a Closo. Andando, invece no, non lo vuole. Mi chiamò, manca solo che se ne va via. No, minchia. Ok, Frosinone la prossima. Basta, avete rotto il cazzo, ho capito. Quindi ragazzi, ci vediamo contro il Frosinone. Spero che vi sia piaciuto. Bella.